La finta naivete del viaggiatore e il pensiero magico sul Medio Oriente e nell'estremo Occidente. Allora io comincio dal fondo, comincio dai ringraziamenti, perché bisogna sempre ribadire le banalità. È la prima banalità che sono felice di essere qui. Bisogna sapere perché io sono qui. Io sono qui perché mi chiamano ad Edgar Venizzadè. Se mi fossi chiamato, come forse sarebbe normale mi chiamassi, cioè Andrea Cecconi, non sarei qui. Mi è stato detto che sono un poeta civile e non sono un poeta migrante. Allora, siccome le parole devono avere un senso, io vi spiego cosa vuol dire essere un poeta civile. Vuol dire non essere un poeta, per cui devo spogliarmi subito, prima possibile, di questa dicitura e tornare civile, ovvero cittadino, e ribadire la seconda banalità, che non siete voi venuti qui per me, ma sono venuto io qui per voi. C'è un motivo per il quale Nader, Daniele, Franziska, Vera hanno sfidato le nevi e Franz per essere qui. Non è mica soltanto senso del dovere, senso del piacere, solo che noi dobbiamo ricordarcelo, perché non dobbiamo fare finta sempre che siano gli altri a chiamarci qui, siamo noi a voler venire, quindi siamo noi qui per voi. E ribadisco questa banalità perché voglio ribadirne una terza, ovvero si fa veramente presto a dimenticare da dove si viene, si fa veramente presto. Io sono un rivoluzionario, non un ribelle. La differenza è che il ribelle vuole sovvertire l'ordine, vuole uccidere il re per diventare lui il re. I preadolescenti sono ribelli, il bambino dei mostri selvaggi è un ribelle, vuole essere lui il re e trova un isolo dove lui è il re perché è lui. I rivoluzionari invece non vogliono re. Il primo re che non sopportano è se stessi. Però fare rivoluzionario da dietro una cattedra è complesso. Permettetemi questo piccolo narcisismo. Quando ero dalla parte vostra, là, mi facevo lo studente, mi sembrava di stare nelle barricate. Ora non vorrò mai che questa cattedra diventi una trincea. Per cui vi dico, adesso magari questa volta non ci sarà nemmeno tempo, però la prossima volta che un vostro professore, voi avete la fortuna di avere Flaviano, vi dirà ci sono domande, fatele, esercitate questo vostro diritto di buttare giù questa trincea, perché io ho passato molto più tempo di là in barricate che di qua dietro la trincea. È l'unico motivo per il quale accetto di venire di qua, è perché ho ancora tanto da dire, tra tutte le cose che non mi hanno fatto dire quando ero da parte vostra. E io queste banalità devo ribadirle, perché io devo essere onesto con me stesso. Io sono qui come poeta migrante e come poeta civile, non devo dimenticarmi da dove vengo. In ultima istanza devo fare ringraziamenti, anche se non ho vinto l'Oscar, sono ringraziamenti a Laura, Flaviana, Daniele, quindi Toppan, Pisanelli, Comberiati, per un motivo che a me non piace per niente questa cosa che se io non mi fossi chiamato così, nessuno parlerebbe di me. Nessuno. Nessuno, mai. Se parlerebbe di me soltanto chi lo fa per mestiere. Io probabilmente quest'ultimo libro ho avuto, forse questo è un altro record, più critici che lettori.
E quindi la maggior parte delle persone che l'hanno letto a pagamento. Di solito pagano per comprarti il libro, invece la maggior parte delle persone che ha letto Metropoli è pagata per leggerlo. Non da me, non arrivo a questo punto, però è così. E devo ringraziare questi treni, e io non ringrazio mai nessuno. I primi due treni sono venuti a cercarmi, sono proprio venuti da casa, sono venuti alla fabbrica di burattini di mia moglie, alla bottega di mia moglie, sono venuti a conoscermi. Allora, una cosa è la poesia migrante, una cosa è venire a casa tua. E sono venuti a conoscermi, non sono venuti a timbrare un cartellino. Che io diversamente non avrei accettato di finire un tritacarne come carne da macello, di fare il rappresentante dell'Iran. Troppe volte mi hanno chiamato alle letture internazionali a rappresentare l'Iran solo perché un aereo da Bologna costava meno che un aereo da Teheran. Troppe volte. E invece devo ringraziare Daniele perché si è comportato da critico come si comporta il leone con la preda. Il leone attacca con la stessa ferocia sia la preda inutile, moribonda, che il grande predatore che vuole uccidere i cuccioli. E ci vuole un onestà intellettuale, e lo so io, lo posso sapere solo io, perché solo io sono una delle gazzinizzate ad affrontare un autore come me, andando a prendere le altre critiche, insomma, come se io fossi un autore. Invece non posso negare, questa è l'ultima banalità prima di partire, che io sono tenuto in vita da voi. Da voi sono come quei pupazzi lungo l'autostrada che sono pieni di aria e che si muovono così. Basta che voi spingiate un bottone, io non esisto più. Perché non è vero che basta scrivere. Ogni tanto qualcuno deve spingere l'interruttore su on e farti vivere, perché diversamente autodeterminarsi è un problema. Per cui sono fatte queste, sono questi ringraziamenti, poi dopo io non ringrazio più nessuno. Ormai sono arrivato a un punto, io ho cominciato a scrivere nel 98, io adesso scrivo su commissione e mi commissiono da solo cosa scrivere. Ogni tanto trovo in file insospettabili del mio computer delle poesie che ho scritto e non mi ricordo di averle scritte. E sono tutte uguali. Io scrivo sempre la stessa poesia, da tanti anni ormai. È un meccanismo, un modo di muoversi, che ormai ho meccanizzato. E c'è anche il suo piacere nel fare questo. C'è poco da dire. Perché io scrivo solo dello stesso argomento, non lo so. Non posso dire non mi interessa, mi piacerebbe, ma spiegarsi. Perché io dico, e non credo di essere reazionario in questo, che non è mai l'autore a dover dire al critico hai detto cose giuste. Perché io quando vado dallo psichiatra, non è che alla fine della seduta dico complimenti dottore, mi è piaciuto, non si fa così. È lui che mi deve dire qualcosa. Io devo essere libero, sentirmi libero di scrivere en passant, sopra pensiero. Il loro mestiere è quello di dirmi ciò che mi sono perso. Sono le riflessioni che io non ho fatto. Io adesso sarei pronto per un governo tecnico, nel senso che io sono un tecnico. Io so quali sono le mie metriche, so farle. Io non so nominare l'argomento. L'argomento, per esempio, del mio ultimo libro, no? È l'inurbamento, probabilmente, di alcune popolazioni, possibilmente possiamo chiamare i turchi, in paesi occidentali industrializzati, quindi possiamo pensare alla Germania occidentale, dopo la seconda rivoluzione industriale. Ma io non volevo scrivere di questo. Io non mi sono preposto, anche perché è veramente un argomento un po' da stronzi, inventarsi una cosa così. Io non l'ho deciso, però ho fatto questo. Allora, è bello avere dei critici, non bisogna essere snob con i critici. Correre dietro alle pacche sulle spalle e poi non accettare le critiche. Sono i critici che mi vengono in vita, perché io non lo so perché scrivo così. Non ho bisogno che qualcuno psicanalizzi il mio passato,
del quale sono riservato tanto quanto sono discreto con il passato altrui, ma a livello stilistico penso che si possano trovare le radici di stile. Del perché il mio lavoro è sempre un lavoro corale. Rifiuto di scrivere romanzi, però alla fine questo Metropoli lo è. È un romanzo fatto in versi, è un trattato di urbanistica fatto in versi. È un romanzo particolare, un romanzo di sogno, per cui un romanzo di pigrizia, che è la stessa cosa, nel quale si può cominciare a leggere da qualsiasi pagina, si può consultare, un romanzo che si può consultare, si può aprire a metà, si può leggere al contrario, si può seguire una procedura cronologica, geografica oppure no. I protagonisti non ci sono, eppure sono sempre gli stessi. Il protagonista è quella cosa che è puramente umana, e che è il paesaggio. Ora, vi racconto questa storiella, i marinai al largo di Genova, per tornare a casa, dal mezzo al mare, alzavano la testa e controllavano le costellazioni. In base a dove erano messe le loro stelle precise, i loro riferimenti cardinali, arrivavano al porto. Arrivavano a Camogli, arrivavano a Ricò del Golfo, arrivavano al porto. Ma loro non sapevano leggere le stelle, non erano astronomi, eppure arrivavano a casa. E questo era un riferimento che avevano loro. Ci hanno poi spiegato che le stelle, soltanto noi le vediamo una di fianco all'altra paradatticamente, in realtà sono giusto apposte, una sopra l'altra, per cui non vogliono dirci nulla quelle stelle, ma per come le vediamo noi, in quanto costellazioni, sono il disegno del nostro ritorno a casa. Alla stessa maniera è il paesaggio. Dall'invenzione della strada, ciò che noi vediamo ha un procedimento geografico e cronologico. Prima c'è qualcosa e poi qualcos'altro, e noi ci illudiamo che quello sia un racconto. E quando noi leggiamo un racconto, ci illudiamo che la fine del racconto sia diversa dall'inizio. Si pensa sempre che ci siano favole con la morale e favole senza. In realtà il racconto è la morale stessa. È l'illusione che noi ci diamo che il cambiamento in qualche modo sia un miglioramento. E che il cambiamento in qualche modo sia uno scontro dal quale poi si esce diversi migliori. Allora, ogni tradizione ha la sua storia di viaggio. Gesù che va negli inferi, Orfeo di Eurydice, il periplo di Odisseo. E la stessa cosa il paesaggio. Il paesaggio, anche quando è fermo, a noi piace raccontarlo. Prima dicendo una cosa e poi l'altra, possiamo fare i piani, c'è il primo piano e c'è lo sfondo, possiamo lavorare in maniera grandangolare, ci siamo inventati una cosa magniloquente, tra l'altro un bel nome, che è il punto di fuga. Il punto di fuga è il corpo resta fermo e gli occhi rotolano giù in discesa, così come se noi volessimo proiettarci laddove vediamo ma non siamo. Anche quello è un racconto. Allora, dal momento che tutto è già un racconto, con grande pigrizia, ho deciso di scrivere un romanzo che non comincia mai e mai finisce. Per togliermi dal fardello della morale, per togliermi dal fardello che quando finisce il romanzo tu sei migliore di quando hai cominciato. Perché qui uno può cominciare e finirlo quando può anche non cominciare mai. Può leggere la stessa poesia tante volte e l'altra no. È legittimo. Il paesaggio è il racconto per noi, perché noi non riusciamo a concepire una cosa, che è la contemporaneità. Il fatto, ieri, io non ricordo se c'è più quel ragazzo che aveva i capelli brizzolati. Il ragazzo, parlando con Francisca, parlando con Vera, parlava delle categorie. Diceva, vi ritrovate nella categoria di poetessa, migrante, di lingua madre portoghese o spagnola, che scrive in italiano, vi ritrovate in tutte queste categorie. A me è venuto da dire, le categorie sono di due categorie. Una categoria ha all'interno 6 miliardi di categorie.
L'altra categoria ne ha due. Io e voi. Siamo due categorie. Nel mondo ci sono due categorie. C'è una categoria che sono io e nell'altra ci siete tutti voi maledetti, che mi fate pensare come si possa essere un altro se non me. Questo insondabile, e qui si torna, no, al concetto di infanzia. Ah, io ringrazio molto questa cosa qui dell'infanzia, perché io, i miei paesaggi sono quelli di Sionia. I miei paesaggi sono quelli delle scenografie di Hans Polizzi, dell'espressionismo tedesco, del cabinet del dottor Caligari, del Golem, in Dia Welcome. Gli si diceva questo Polizzi, poi tra l'altro in quel periodo c'era il nazismo, per cui erano delle proposte alle quali ognuno poteva dire sì o no. Hans, devi riprodurre il ghetto ebraico. E Hans Polizzi lo rifaceva. A lui non interessavano le inquadrature, non gli si dava uno storyboard, non gli si diceva qui puoi mettere soltanto un frontone, tanto dentro non ci si va con la camera. Non c'erano i concetti di movimento di camera, non era nemmeno esistito mai il concetto di camera a braccio, di steadicam, di piano sequenza. C'era un'immagine ferma, come fosse un teatro di posa, e in effetti chi conosce l'opera di Méliès lo sa, era tutto un teatro di posa. Eppure lui ricostruiva, perché lui era un architetto. Lo chiamavano Der Film Architect, perché lui aveva fatto l'opera di Berlino. Poi dopo, siccome la magniloquenza, la grandeur tedesca di questo architetto era molto simile a Wagner, allora ho detto, beh, dice Woody Allen che dopo aver ascoltato Wagner gli veniva voglia di invadere la Polonia, magari dopo aver visto le architetture di questo gli verrà voglia di invadere la Russia. E allora costruiva delle città nelle quali, volendo, si sarebbe potuto vivere. E in effetti però andavano soltanto riprese. Quanto spreco di cartongesso e cartapesta, per carità. Però sono quelle le città alle quali io mi riferisco. Perché? Perché alla fine tutte le cose serie delle quali noi parliamo sono in realtà semiserie, sono dei giochi. Noi pensiamo che le cose sono più serie, più sono serie, più sono pesanti. Quindi il cartongesso è semiserio, il calcestruzzo è una cosa seria, l'acciaio è una cosa seria, la latta è semiseria. Il lavoro è una cosa seria, il tempo libero è semiserio. Essere adulti, 50 anni è serio, avere 5 anni no, averne 95 no. Eppure tutte sono sovrastrutture, tutte sono sovrastrutture. I grattacieli sono sottomarini? C'è un grattacielo a Chicago, si chiamava il Cabrini, dove stavano tutti gli immigrati italiani. Facevano tutti quelli che si chiamavano lavori umili. Adesso i lavori umili noi li concepiamo come la fabbrica o raccogliere i pomodori. I lavori umili erano l'artigianato, i ciabattini, sono tutti ciabattini. E ovviamente lì nacquero le prime vague di criminalità organizzata, piccola criminalità organizzata, piccoli racket. E i migranti italiani non erano considerati bianchi. C'è un testo di antropologia culturale etnologica americano che si intitola Are Italians White? E dentro si studia del fatto che gli italiani, anche se non sono neri, sono neri, sono criminali, sono poveri, sono sporchi, vivono nei palazzoni. Non ci facciamo prendere in giro dal colore della pelle, sono neri. Quello era il concetto. Oppure la grande provocazione, vedete ragazzi, si fa presto a diventare neri, basta essere bianchi però poveri. E allora io penso, visto che questo concetto ha fatto diventare l'antropologia culturale un gioco, allora forse è il palazzo che era un gioco, che quel calcestruzzo è diventato in un attimo cartapesta, perché poi sono i palazzi che creano tutto questo. E io mi interesso di questo. Io sono una persona molto perversa, io so che questo è un convegno molto moralista, però io sono una persona totalmente perversa. A me piace vedere quando le amministrazioni comunali buttano giù i grattacieli delle periferie.
à la Courneuve, à la cité des Cavonies, en France. 93, distretto 93, arrondissement 93, c'era un grattacielo che ospitava gli ultimi eredi dei lobotomizzati nella seconda guerra mondiale. O coloro i quali in Polonia, che era un paese nel quale si faceva ancora, avevano avuto un elettroshock. Poi erano venuti in Francia. C'era una grande natalità, però c'erano tutti cognomi strani, un po' come i nostri. I nuovi nati erano tutti colori anche strani, cosa che cognomi strani. Ovviamente c'era grande criminalità. Nascevano anche delle arti. I bambini imparavano ad andare in motorino, come si diceva francese, facendo le impennate, si utilizzavano dei piccoli trattori per fare delle gare a pagamento, insomma, delle scommesse. Insomma, l'amministrazione comunale ha scritto sopra questo grande fanasterio: la Courneuve si dota di un nuovo futuro. E hanno buttato giù con la dinamite un sacco di scariche del palazzo. E c'erano tutti gli abitanti di quel vecchio palazzo che esultavano, ma esultavano perché l'adrenalina sale quando vedi casa tua che va giù, quando vedi che alla fine era tutto un gioco. Ma la stessa cosa l'hanno fatto a Liverpool, un grattacielo l'avevano costruito di quegli splendidi color marrone, pan di segale, giusto per far capire, ed è venuto giù. Allora, per far capire meglio, perché io sono sempre aleatorio, quando parlo apro a caso una pagina e la leggo, il segno di grande onestà. C'è una spiaggia privata di calcinacci ed in fondo il mare senza onde. Si costeggiava il campo di sale e sabbia, muti, lavoravamo. La vanga incrostata della polvere di città, per anni dimenticata nella sede di partito. L'oste tiene il bicchiere tra due dita, piega il collo per andare giù. Si pulisce nel grembiule e li calce, la città dei muratori. Al ramo morto dei barconi insabbiati, noi non volevamo andare al mare, ma risalire il fiume al primo campanile. E in mezzo al fiume c'è il paese con le piazze al vento. Quando si perde l'argine maestro e si esce nel mare muto, che è già mai aperto, si perde anche il fiato. Viene paura ascoltare la radio, che parla delle navi e degli altri mari. Viene voglia di tornare indietro, come per cena, e noi ci perdiamo nei bicchieri d'acqua. Le febbri delle terre calmate ad acquavite, scivola la città dalla collina, passa il quartiere di piombo e trafori, città caldaia. Gli eserciti di terracotta alla rivoluzione industriale. Di eleganza la provincia di Pioggia, la via fredda sulle pietre grigie, come le sue automobili d'epoca e d'acciaio. Chi ha sofferto mantiene il segreto, conversare l'altro libro. Si vive così tra mercato e teatro. È tutto qui, la camicia vecchia e pulita, il bicchiere ambrato o l'ancia stellato. Si vince la partita. Io ho aperto a caso e casualmente sono venute fuori un sacco di poesie che non c'entrano nulla con la città, perché poi c'è anche un altro concetto che rende secondo me questo libro coerente e lo rende attuale ai miei occhi, cioè il fatto che io sono profondamente italiano, ma non profondamente italiano in quanto iraniano. Io sono profondamente italiano perché io ho quello, il senso del sacro, secondo me il senso del sacro mi appartiene, in proprio inteso come sanctum, cioè proprio sacer, quindi la divisione. Allora, secondo me ci sono delle cose che sono sacre e io sono stato abituato, visto che non avevo vissuto in maniera cosciente la diaspora della mia famiglia, ai racconti. Io per anni non ho saputo cosa fosse l'Iran. La mia famiglia passava le estati in Italia per le vacanze. Arrivò da una telefonata, era mio padre dall'Iran e disse: non tornate più, aspettate un po', aspettate ancora qualche settimana, forse c'è qualche difficoltà. E noi abbiamo aspettato più di vent'anni. È difficile aspettare più di vent'anni in costume da bagno, col secchiello e la paletta. Noi eravamo così. Eravamo così, eravamo andati al mare, eravamo andati in vacanza in Italia,
Stavo per tornare a casa e ci è stato detto che c'era qualche difficoltà. Proprio perché eravamo in vacanza, perché eravamo col secchiello e con la paletta, era complesso per noi pensare che non saremmo tornati più. Abbiamo continuato a vivere lì come fosse una vacanza, temporaneamente, aspettando di essere tornati. E poi quando il tornare coincideva con la fine della rivoluzione, la fine della guerra, il ritorno del re, abbiamo cominciato anche noi provvidenzialmente ad aspettare il sol dell'avvenire, fino a quando non arrivavano le notizie, si sono rotti i vetri della nostra finestra per un bombardamento, il nonno si è ammalato, la nonna si è ammalata, non si può più tornare. La cosa che più mi faceva impressione è che le narrazioni riguardo alla rivoluzione islamica erano particolarmente più tetre rispetto a quelle della guerra. Mio padre parlava della guerra come si parla di un gioco. Diceva, c'è l'oscuramento, bisogna andare in macchina senza fari, non si possono accendere le sigarette da lontano. Sembrava quasi che si divertisse. Cioè, è strano andare in autostrada senza fari, siamo tutti al buio, ci dobbiamo fidare. Però invece della rivoluzione parlava in maniera teta, perché è chiaro che per un popolo come tutti i popoli che si sente eletto, come quello persiano, il fatto che ci sia una guerra civile è sensazionale. E io quando, per me la vita era la casetta di Bologna, doveva essere la casa delle vacanze, la casa della nonna, la colonia per famiglie meno abbienti di mia madre, di Rimini, quella era la vita. E mi hanno dovuto raccontare da dove venivo, mi hanno dovuto raccontare tutto. Il persiano me l'ha insegnato mia madre, che è italiana, e l'italiano me l'ha insegnato mio padre, che è iraniano. Mia sorella si chiama Susanna, perché quando è nata si pensava di vivere in Italia, invece ha vissuto in Iran. Io mi chiamo Nader perché quando sono nato si pensava di vivere in Iran, però si è vissuto in Italia. Mia sorella Susanna ha preso tutti i sacramenti musulmani. Io Nader, per volontà di mio padre, sono stato battezzato, per cui si è stato dovuto inventare un nome, Andrea, la mia grandma, perché bisogna avere il nome del santo per essere battezzato. Anche ho dovuto fare la comunione, la cresima, mi hanno dato quel pezzo di pane che si attacca al palato. E tutto per dimostrare che non facevano male a nessuno. Allora, per me quello è sacro. È sacra l'infanzia, perché quando si oltrepassa il vero, unico confine della propria vita, cioè quello dei ricordi, si entra nel mito. Il fatto che ci sia una parte della nostra vita che noi non ricordiamo, da una parte è inaccettabile, dall'altro ci apre al mito, perché è il momento nel quale il nostro inconscio è imperante. È il momento nel quale forse non abbiamo il superio, ma sta creandosi. E man mano che il superio si crea, cominciano i ricordi. E allora quel momento lì, che per me è antecedente ai 2 anni, perché io ricordi sin da quando avevo 2 anni. Mi ricordo che mia madre diceva a una signora, compie 3 anni a fine marzo. No, il 27 marzo. Sì, dai, fine marzo. Ah, 2 anni e qualcosa. No, 2 anni e mezzo. Mi ricordo che ci tenevo ovviamente 3. Però prima c'era il mito. E per me il mito è l'Iran. E me lo hanno raccontato. E io mi ricordo come me lo immaginavo. Quando sono potuto tornare, è stata un'esperienza che non c'entrava niente con il mito, niente col ricordo. È stata un'esperienza come le altre. Lì era alla fine uguale all'America. C'è il deserto, non c'è niente. C'è la gente strana che è armata. Non è niente. Non è quello il punto. Il punto è il mito familiare. Allora quella per me è la sacralità. Allora io non so perché sono legato al territorio, non so perché scrivo metropoli, non so perché penso al paesaggio in questa misura, però so che ci sono delle cose sulle quali è bene prima pulirsi il tono della voce, sciacquarsi, fare delle abluzioni con l'acqua di rosa e poi nominarle, perché non va fatto così. Questo credo sia il mio mondo. E siccome io sono qui per voi e non voi qui per me,
e io non posso passare il tempo a parlare di me, anche perché non so più parlare tanto, quasi sono in confusione, io vi leggo, e questo è un dono che vi faccio, sempre partendo dal presupposto che sarebbe stupendo essere interrotto nei caffè, lontano dai prati, pensavamo per ore, pensavamo, fumavamo quando si poteva, dopo l'ultima città soltanto neve, chi parla alla radio di Germania sembra un uomo solo in una stanza, siamo emigranti, siamo colti, sappiamo il mal di testa di non farsi capire, di essere eleganti, di vestire male e di bere caldo. È l'ultima parte che si chiama La morte in campagna di questo libro che è Metropoli, è una parte che secondo me è legata ai ricordi che i territori hanno delle vicende, ad esempio i ricordi che le campagne hanno delle lotte partigiane. C'è un film, che per me è un film magniloquente, che è un film dei Fratelli Taviani, che si chiama La notte di San Lorenzo, che è un film terribile, no? C'è un fascista col figlio, una coppia di fascisti toscani, no? Quindi che sembrano quasi giocondi e gioiosi per come si chiamano, e il figlio in canotta bianca è veramente un vero ardito. Per lui ogni situazione è una grande avventura e dice delle cose fasciste, però per essere sicuro che siano fascisti dice sempre è vero babbo, e ammazzano un sacco di partigiani e sono felici, però poi dopo alla fine finiscono su due alberi. Su due alberi. E la bambina ha paura per la prima volta in vita sua. E guarda il padre nell'altro albero, perché anche il padre ha paura e dice babbo, babbo, quindi dire. Insegnami a aver paura adesso, tra tutte le cose, questa non me l'ha insegnato, perché un vero fascista non può aver paura, devi dirmelo, perché io sto troppo male. E il padre cerca parole che normalmente non ha mai pronunciato, che sono parole da padre, quindi vedrai, va tutto bene. E sotto ci sono i partigiani. Insomma, finisce che questo bambino viene ucciso dai partigiani. E c'è una scena che è una delle scene di dolore per me più realistiche, con il padre che comincia a cadere per terra e girare su se stesso dal dolore, quasi come se questo insensato dolore dovesse in qualche modo avere come corrispettivo anche qualcosa di insensato fatto col corpo, l'impazzimento vero, reale, le contorsioni, no? Che sono tanto insopportabili quando uno le vede nelle coreografie del balletto contromoderno, quanto invece in un film sono incredibili. Allora sembra che il partigiano, un vecchio toscano che alla fine è uguale al fascista, ovviamente saranno cresciuti insieme, dice a quell'altro ma non vedi come patisce, ammazzalo, sembra che avesse capito tutto, no? Anche se era sicuramente a digiuno di antropologia, di tutte queste cose che a me i film fanno ancora impressione, io non li guardo i film dell'orrore, i film con gli spari io non li guardo, a me ha fatto impressione Gomorra, a me fa impressione tutto, a me tutti piace Tarantino, io non li guardo i film con gli spari. Poi quel film lì che ci sono, dove quali ci sono tanti spari, la cosa mi ha fatto impressione è che la mattanza vera è in un campo di grano. La mattanza vera è in un campo di grano. Allora, se i Fratelli Italiani negli anni 80 hanno potuto girare quella scena, vuol dire che il campo di grano c'è ancora. Che è quasi un controsenso, no? Quando Fenoglio, nel Partigiano Johnny, su le colline, il suo amico gli dice forse è meglio andare in Val Bembo, perché in Val Bembo secondo me vedi al fondo oltre la nebbia, in Val Bembo secondo me vedi non c'è tanto fumo, non ci sono tante esplosioni, e Johnny dice quando sei in Valle Bormi andare in Valle Bembo perché non c'è il fumo, quando sei in Valle Bembo pensi che il posto migliore sia Valle Bormi. Poi a queste uscite Johnny, queste uscite strane, quando c'è la delegazione dei fascisti che va a parlare con i partigiani per l'armistizio, poi dopo non se ne fa niente, allora Johnny si accende una sigaretta e dice ce le daremo, era un modo ancora campagnolo di pensare alla guerra, alla guerriglia, ce le daremo, no, ci si ammazzerà, saremo mutilati, saremo squartati, non ci daremo dei pugni, pure lui la vede così. E perché la vede così? Perché i fascisti
parlano con lo stesso tono dei partigiani, perché hanno antropologicamente le stesse stimmate, perché hanno gli stessi concetti, le stesse movenze, perché un partigiano non è ancora capace di pensare alla guerriglia con le mitragliatrici, dice ce le daremo, perché alla fine si pensa sempre se si è in Valbembo che la Valbormida sia più bella, è perché sono i territori. Ecco, quelle sono cose sacre. Quello non è uno scherzo, quello non è un gioco, quello non è un grattacielo, quello non è cartapesta. Ecco, quelle sono le cose che mi avvicinano più che a Pasolini, a Cesare Pavese, secondo me. Anche se Cesare Pavese è troppo legato al suo territorio perché qualcuno possa arrogarsi il diritto di filiazione essendo legato a un altro territorio. Perché secondo me Pavese è legato a Valbembo. Quindi io, non essendo legato a Valbembo, non posso dire di essere in qualche modo pavesino. Però lo sono. Io ho scritto un racconto che è Cosmonauti, che è ambientato non lì, ma non lontano da lì, e sicuramente lontano da dove abito io. Ad ogni modo, oltretutto l'agrodolce di questa tavola nei bar all'ombra del silenzio, un gioco di carte lungo un solstizio, al buio del rosso del pugilato del ciclismo, e noi altri a bere con quelle facce da bambini che da dolci in un pomeriggio sono diventate amare, un caffè da viaggio. Mentre alle 4 i cuochi e i camerieri si siedono a mangiare. Allora dei preti nei letti della falena, dei bambini e delle lucciole dopo cena, tutto questo sa di lumache, sa di lungomare, il vino sa di grondaie e odora della nebbia. Volevamo assaggiare le specialità delle massaie, che sanno delle messe, che sanno del mare. Fecondo, gennaio, il mese converso, cieli, presagi di frumento, metabolismo muto dei campi in amplesso, abdica il corvo muto e si fa nevaglio, il sonno si prende e si perde a metà notte, città roliera, città granaia. Viene l'autunno dell'erba battuta e degli umori d'acqua vite, e vengono i campi allagati, viene l'estate, come viene un cancro benigno e finita la vita in giugno, vita che finiva a mattina presto fuori dai bar, dormiva e non dormiva, rincasava solo per cambiarsi d'abito. Lascio il mio passaggio nella ghiaia del pomeriggio. È un tempo interessante allo specchio. Vieni primavera, sono vecchio. Nel crocevia dei prati, i piani intersecanti agli orizzonti, Galeazza, Camposanto, Palata, Bevilacqua, lontano, l'ultimo quartiere. Le vie decumane gelate come spiagge, che hanno la piazza e il mare, come relitto in secca la cattedrale, vive di buio la croce greca, opale. D'architravi, da guardia alle scale, uomini argentati, le periferie, armature. Si risale la terra dei monumenti gelati, arcani come carri armati, municipi. Siamo venuti via con la ghiaia in tasca, Valle Lembo, Valle Guamida, il sigaro fa l'acqua vite torbida. Riconosci la tua marcia nella città contraria, i tagli di falce, i campi di guardia, gli amici di scuola, niente la mitraglia, la morte è in campagna. Io finisco con delle scuse. Prima scusa, io non ho preparato il mio intervento e tutte le volte che faccio l'intervento mi sembra meraviglioso. Poi mi rileggo oppure mi rivedo e mi vergogno. Per cui vi chiedo scusa anche per un eventuale sforamento del tempo determinato dal fatto che, come chi mi conosce sa, quando comincio poi non finisco mai e quindi io ne leggo veramente ancora due, quindi penso che tra un minuto e mezzo, due massimo, potete togliermi la parola anche in maniera coatta. Pomegna, galleria del vento, il treno notturno sventra la stazione arcana e il vento fa il bucato, sfoglia il giornale, segna il grano. L'uomo del grano ha la testa di paglia. Ogni sparo di caccia i corvi sorvolano in piano. Si alza la testa di lepre sull'erba in burrasca, la lepre dietro la pioggia, oltre la pioggia la carabina. La carabina è sola con l'acqua vite, nelle credenze, nell'ambra con le formiche. Le pietre incastrate nel sale, ruggine delle strade. Il pane e scale per lavare le braccia in mare. Braccia di farina, anafora della fatica. La pipa, il sigaro o il rabarbaro. Plana lo scompartimento nel moto grandangolare. È stato importante divertirsi. Acqua di acquario, fuoco di portacenere. La strada del cappotto, triste e intelligente,
egregio, su sfondo grigio, fini come un'avventura, la letteratura.